Arrivo, vieni vicino a me. Vengo Eccomi, vicino a te. eccomi, eccomi, Allora. eccomi. Allora, vediamo, così la mettiamo in diretta. Allora, fai È un po' in così, ritardo il sì. mio. No, anche il mio, aspetta, fai così. Oh, là, eccola. Chiara Dante, Eccola vieni qua. qua, eccola qui, che tu sei un amministratore. Oddio, fissa qua. Perfetto. Buongiorno, no, buon pomeriggio. Ci siamo? Potete scrivere per favore, così vedo se mi arrivano i commenti? Ci siete? Puoi scrivere per favore. Stanno scrivendo? Dai, oggi c'è la mattacchiona con voi. Scrivete per favore. Ecco! Silvana. Ciao amore, Silvana, ciao, oggi con me c'ho la mia assistente, guardate un po' chi c'è, Gelsomina. Allora ragazze, oggi mi metto qua in postazione, così da qua si vede tutto, eh? Va bene? Vedete anche il piano lavoro, poi man mano vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, girate il link per favore. La diretta è già, scusate, posso bermi il caffè prima della diretta così mi do una bella carica. Ciao Laura! Dai, oggi faccio una ricettina sfiziosissima. Faccio i flan di cavolo cappuccio viola. Anche se, sì, è viola, viola. Adesso vi faccio vedere tutto, vi spiego tutto, vi ingolosisco e poi sono certa che stasera andate a casa e li fate. O se siete a casa li potete fare. Ciao Luisa, ciao Maria, ciao ciao ciao. E oggi ci sono io, eh. L'altro giorno dovevo farla con Katia, ma ahimè non stavo bene. Questa influenzina. Ciao zia Elena, ciao. Quindi oggi vi faccio vedere cosa preparo, ok? Allora, dai, vediamo, vediamo, taggate, taggate, l'hai Sì, girato nei ho messo gruppi, sul sui gruppo, collaboratori, adesso vado. progetto Zoom. Oh, Luisa Cori, ciao. Francesca, ciao, dopo ti chiamo. Ciao, zia Maria. Oggi volevo fare gli auguri alla mia mamma, fa gli anni, buon compleanno mammi! E questa ricetta la dedico a lei perché questa è una ricetta da fare alla persona che amate, alla persona che è più cara, degli amici anche. Ed è un aperitivo, diciamo, si può dire da fare Sì, come come aperitivo? aperitivo. Come aperitivo, ma è assai, assai, quando dico assai. Buono, va bene? È veloce da È fare. veloce da fare. Ciao zia Maria. Allora, io direi che ore sono di partire. Questo è il mio caffè, scusate, me lo fate prendere? È 2 giorni che non lo bevo. Bevi, bevi, buono. Ok. Pronta e carica. Oggi vi stupirò, speriamo. Allora, guardate bene. Si vede bene, ditemi sì, per favore, così io parto, eh? Oggi quindi facciamo, come si chiama? Un antipastino per ingolosire i vostri mensali, per ingolosire il vostro amato, il vostro figlio, i vostri genitori, chi amate di più, ok? Va bene? Quindi siccome anche si avvicina a San Valentino, c'è chi lo festeggia, io no. Non lo festeggio perché l'amore si festeggia tutti i giorni, giusto? Ok, Franci, salutami la Calabria. Allora, oggi vado a cucinare con questa pentola che è la 28. Guardate un attimino, ve la faccio vedere perché fino a domenica poi non l'abbiamo più a questo prezzo. Guardate, la 28 perfetta col suo 31. E questo è molto versatile, lo sapete, perché posso andare a coprire da un 30 in giù. Come potete vedere, io già li ho preparati qua.
vado a fare dei flan, come dicevo prima, di cavolo cappuccio viola. Però questa ricetta voi potete utilizzare anche l'erbetta, potete utilizzare la zucca, potete utilizzare quello che volete. Ma la cosa esemplare, che io non li andrò a fare a forno, ma li farò a vapore col nostro Magic Cooker, ma vi garantisco che il sapore è ancora più buono di quello che noi facciamo col ciaone forno tradizionale, ok? Quindi questi qua io li andrò a fare dal momento in cui esce il vapore, mi si alza la calotta, in 10-12 minuti, va bene? Vi stupirò oggi, ok? Quindi io ve li ho messi qua, qui ce ne stanno bensì 8, ok? Quindi in una ventina di minuti voi ne fate anche 16, ce ne stanno anche 9 dentro, vedete? Ok? Allora, io però io, magari ne faccio 4, perché sennò 8 ce li dobbiamo mangiare io e Gelsomina. Giusto. Quindi ne faccio 4, però volevo farvi vedere la capienza. Allora, vediamo un attimino gli ingredienti. Allora, io mi sono portata avanti e ho preso un cavolo cappuccio, poi vi do tutte le dosi, ok? In questo caso ne ho fatti, oddio cos'era, 250 grammi, erano poco più, li ho fatti un attimino stufare, ok? Li ho fatti stufare con un goccino d'olio e un po' di cipolla, li ho messi col mio Magic Cooker, fiamma alta, 10 minuti giusto da farli così, ok? Perfetto. Poi in questa ricetta andrò a mettere due uova, scusate, mi è arrivata una chiamata, puoi dire a Giusy Abacus che siamo in diretta, Le due uova per mantecare bene tutto, del parmigiano, la panna, quella composta, però potete utilizzare anche quella fresca, io mi trovo bene così, e del formaggio da inserire dentro all'impasto poi nella formina. È un po' come i muffin che mettiamo il cioccolato, qui ci mettiamo un formaggio filante, ok? Quindi andiamo, io mi preparo qui, Gelso, faccio così. Allora, aspettate che prendo un piano così mi metto qui che vi faccio vedere tutto, un attimo, me lo sono dimenticato, mannazza, ecco qua, così mi potete vedere bene, mi vedete bene? Ok, allora adesso cosa faccio? Vado a mettere il mio cavolo, guardate, tanto è pulito, lo raccogliamo, lo inseriamo dentro, perfetto, così lo facciamo in diretta, rimettiamo tutto dentro, andiamo a mettere le uova. Gelsomina, io non sono brava a spaccare le uova, le mette Gelsomina dentro qua. Sì, due oggi, uova, oggi c'è l'aiutante, brava la Gelso, vai Gelso, così, sì, tanto poi quello grande lo teniamo, faccio come uno che ho visto nel video che faceva e apre. Vado a mettere metà panna, in questo caso bisogna metterne 100 grammi, siccome questa è da 250 faccio così, ok? Perfetto, questa la lascio perché mi serve poi per fare la fonduta da mettere sopra, ok? Allora adesso vado intanto a frullare, poi ci vado ad aggiungere il formaggio, ok? Due minutini. Lo voglio fare in diretta, lo so che è scocciante sentire il rumore, però qui non c'è trucco, non c'è inganno, ok? Allora, così saluto un po' tutti e oggi ok, vado ad aggiungere il Perfetto. Vado ad aggiungere il formaggio. Formaggio, allora, su 350 ne metto 100, 250 tom 60. Poi dipende da voi, perché magari lo volete più forte come gusto.
Però vedete voi, è facilissima, fatela, eh. Questa qui è anche un antipasto dell'ultimo minuto, eh. Come fanno gli chef. Andiamo qui. Vado a fare l'ultima mantecatura, mantecatura. Così si va a mantecare tutto. Questa è una bella ricetta, perché potete spaziarvi anche con le verdure, con i colori, quindi farla assaporare anche ai bambini. Aggiungiamo un po' con la palestrina e qua c'è. Poi noi utilizziamo la nuova, guardate cos'è arrivata, la nuova paletta! Ce li abbiamo tutti, io ce li ho tutti, mi sono arrivati! Prendeteli perché sono bellissimi, eh? Queste vanno bene per le alte temperature. Allora, com'è? Perfetto. Dobbiamo ancora miscelarla un pochino, ancora un pochino, Queste verranno un po' violette, eh? Queste verranno... Le voglio provare a fare con le zucchine. Anche, con gli spinaci, con la zucca. Ragazzi, guardate che potete spaziare. Ok. Perfetto, io direi basta. Mi serve il cucchiaio, già. No, quello normale per... Niente, lo prendo da qua che ce ne ho tanti. Ok, allora vado a prendere i miei pirottini. Ricordatevi che questa flan viene così solo grazie al nostro Magic Cooker. Ricordatevelo sempre. Ok, allora io ne faccio solo 4, ragazze, però vi ho fatto vedere la capienza. Poi vediamo la cottura. Già, che ne dici? 4 vanno bene? Cominciamo a riempirli. Tu perché te li vuoi mangiare? Lei vuole mangiarseli tutti. No, con questo, già. Vai. Qua. Allora, guardate, vado a riempire questa misura. Guarda che bella compattezza. Adesso vi faccio vedere. Vado a metterne un po' qui. Prendo, vedete, il pezzetto del formaggio e vado a rimetterne ancora un pochino, guardate. Così, c'ho il mio gattino che vuole uscire, Bruno, ma lui è più goloso di gelsomina. Allora vado ad appoggiarli qua, adesso poi vi dirò la procedura, ragazzi. È una cottura così, ma vi dico, dei flan che vengono di una morbidezza incredibile, e qui andiamo a risparmiare tempo, soldi in bolletta, perché lo sapete che col nostro sistema al 30% lo andiamo a risparmiare. Gelsomina, è salute, perché tutta è salute. Allora, ecco un ottimo sistema per far mangiare la verdura ai bambini. Ah sì, è tanta roba. Ecco qua, andiamo a prendere questo azzurro. Guardate che carini, ce li avevo, talmente faccio dolci, ragazzi, che me ne ero dimenticata. Poi gelsomina, questi seguiteli. Questo impasto te lo porti a casa e ti fai flan a casa. Li vuoi, capito, fare? Ma neanche cotti me li dà, eh? Me li devo cuocere io, capito? Ma in 10 minuti te li fai, che vedi? Vuoi. Ciao Carmela, la Laura ha detto che se avanzano viene anche lei. E allora, chi abita qui è pregato, avvisatevi. Allora arrivate, che dai. Sforniamo. Ok, perfetto. Allora, Gelso, visto che belli che sono, ma poi il colore. Saluta Carmela. Salutamela! Chi è? Carmela, la mia amica. Ah, certo. Ciao Carmela! Ok, ecco, quello che avanza lo diamo a Gelso. Poi chi vuole l'impasto viene e glielo do. Ok, guardate bene. Guardate cosa faccio. Qui potete fare anche i muffin, eh? Ok. Metto così un attimo. Allora, guardate bene qui. Ora cosa faccio? Siccome io li faccio in modalità a vapore, ma vi garantisco che viene come il forno, vado a mettere, ma non un dito così, ma proprio deve andare proprio a pelo, in modo che creo solo un pochino di vapore, giusto ancora mezzo bicchiere d'acqua, quindi mezzo bicchiere d'acqua, ok? Guardate,
Ancora un attimo, già. Sì, diciamo che nella pentola dovrebbe coprire mezzo millimetro, mezzo centimetro di acqua di pirottino. Ovviamente io ho messo questi di silicone, quelli di carta non vanno bene e quelli ci sono d'alluminio, ok? Poi copro col mio magic cooker. Allora, appoggio qui una fiamma media, fiamma alta. Quando esce il vapore, di mezzo, non proprio al minimo, ok? Conto 10 minuti intanto e poi li vado a controllare, ok? Guardate quanto è bello, cioè il mio ottimizzatore mi permette di fare tutto quello che facevo al forno, me lo fa fare sul fornello, ma pure dimezzando i tempi di cottura. E non solo, perché cucinando col forno tradizionale brucia a alte temperature, quindi fa male, cancerogeno, ok? Si brucia la roba e non fa bene allo stomaco. Con questo sistema tutte le sostanze organolettiche le andiamo a assaporare, eh? Quindi dimezziamo il tempo e ce le va a cucinare lentamente, va bene? Poi adesso facciamo la cremina. Facciamo una cremina, ok? Ciao Giuseppina Marino, ciao! Allora, la cremina, di solito una piccola fonduta da appoggiare sopra, si fa, se volete, col latte e un po' di pecorino. In questo caso, siccome a me piace più un po' corposa, la vado a fare con panna. La panna che mi è avanzata, ok, sempre col mio magic cooker, sapete perché? Perché va da solo, ci vuole un anno secondo e non mi fa né grumi né niente. E non mi va a alterare i sapori, ok? Poi vado a mettere un, anzi metti qua, ecco, questo qui è pecorino, quindi ne vado ad aggiungere un pochino. Così, perfetto. Vado a mettere la noce moscata. Bellissima. La noce moscata. Ok. Solo lei. Ok. Metto il mio baby. Ragazzi, guardate quanto è bello questo gioiellino. Io ci faccio di tutto e di più. Copre un diametro, vedi, questo è 16, da un 14 in giù. Quindi potete averlo gratis, ditelo alle vostre consulenti, eh? Allora, fiamma, dov'è che io... Ragazzi, io con i fornelli, no, questo non è, ecco. Okay. Allora, mettiamo a minimo qua, facciamolo andare piano piano, perché tanto c'è tempo, ok? Prendo le... cuociono questi. Guardate, sta uscendo già il vapore. Metto leggermente... Abbasso la fiamma, non a minimo, eh? Media alta. Alexa, timer 10 minuti. 10 minuti a partire da ora. Mi ha ascoltato Alexa, eh? Avete mai provato a fare dei muffin così o dei flan? Adesso oggi vi ho dato una bella idea, eh? Questa qui è anche un antipasto dell'ultimo minuto, ci mettete veramente tanto, avete visto? L'ho fatto in diretta con voi, quindi è proprio veloce. Ok? Allora, io posso anche controllare, vedi, guarda che stanno già andando, quindi ho impostato 10 minuti e via. Ce l'hai tu la palettina? Cioè, fammi usare la mia palettina. Me la o con il così vado a girarla. Adesso si sta sciogliendo. Questa cremina è veramente buona, ragazzi, eh? Ciao Katia Ferretti, hai girato il link? Ah, che bella. Poi questo mestolo, ragazzi, guardate, viene 5 euro l'uno, ma è una favola anche per le alte temperature, perché abbiamo anche quello della frittura, guardate,
spettacolo che raccolgo. Abbiamo le palettine, i nestoli, guardate che bello, sono favolosi. Per gli spaghetti, Ok, guardate, guardate la mia cremina che si sta facendo. L'ho messa a minimo, così poi la mettiamo sul flan. Chiara, che voglia che hai, ma sapete che c'è? Quando hai uno strumento in mano, no? Che veramente ti fa fare tante cose buone con un solo coperchio, senza utilizzare 300.000, non so, 300.000 pentole, ti viene più voglia o no di fare le cose, eh? Io dopo devo fare un arrosto al sale, per dire, un roast beef all'inglese, quindi io in 26 minuti ce la faccio benissimo. Prima dovevo metterci molto di più, ok? Invece con questo sistema dovevo aprire il forno, metterlo a temperatura e togli tutto da lì. Ma no, ma anche no, che devo fare un piatto di pasta. Cioè, faccio tutto nello stesso tegame. Questo grazie al nostro Magic Cooker ci permette di mangiare sano e a basse temperature, ragazzi. Allora, Alexa, quanto manca? Al tuo timer da 10 minuti restano 7 minuti e 10 secondi. Madonna, ancora? Secondo me si fanno prima. Ok, la mia fonduta è pronta. Guardate. Che belli, Jen? Perfetti. Ancora un pochino, Solo 3 minuti. No, Sei ma tu che parli tanto. che buoni, sono buonissimi, ragazzi. E Dopo poi, assaggio ve lo ecco, dico. sì. Voi avete qualche domandina da farmi, qualcosa che non vi viene, qualcosa, non lo so, ditemi voi, che dopo faccio l'impiattamento, eh. Mi preparo poi questo, così lo faccio insieme a voi, eh? Con questo affarino che mi permette di mettere. Io sono un po' mattacchiona. Sì, Palma, provali perché sono veramente squisiti, sono veloci e poi fatti con questo sistema noi possiamo veramente utilizzare tutte le verdure. Ora, io ho utilizzato il cavolo cappuccio viola. Si può utilizzare la zucca, gli spinaci, le zucchine, no? E anche un sistema per prendere per la gola ai bambini, gli adulti, cioè perché no, no? Certo. Ieri li ho fatti e mia figlia li mangiava, mamma che buoni, perché poi sono di una morbidezza incredibile. Questo perché il nostro ottimizzatore, lavorando a basse temperature, va a lavorare l'alimento dolcemente, non come le alte temperature. Quindi lo rende molto più morbido, si gonfia di più, cioè è tutta un'altra cosa, Si può fare anche col ragazze. cavolfiore? Certo, lo Certo! potete fare quei broccoletti, potete farlo. Con qualsiasi, fatevi con le carote, però ricordatevi sempre la verdura, fatela andare con il nostro Magic Cooker come ho fatto io, con un pochino di cipolla perché gli dà quel retrogusto molto buono e li fate stufare 10 minuti dal momento in cui esce il vapore, 10 minuti, ok? Viene una delizia e poi andate a frullare. Ok, tutto. La sera non avete voglia, pensate, vedete quanto è facile questo sistema? Arrivare a casa, prendere un coperchio e ti viene tutto più facile, no? Soprattutto per chi lavora, chi non ha mai tempo e porta il bambino lì e porta il bambino qui, tu arrivi a casa in un attimo, ottimizzi i tempi, eh? Cos'è che è scritto? I mariti, ecco, abbiamo più tempo con i mariti a fare shopping. Ti preoccupare, siamo anche fino alle 8, tanto in 10 minuti, massimo 15 minuti, ti faccio mangiare. Brava Dina, hai ragione. No, questo è uno strumento, a parte che è vero, a noi piace, no? È vero, Gia?
Inizialmente ero un po' scettica, però poi quando ho visto certe cotture, soprattutto la frittura, me ne sono innamorata. Mai pensare di fare questo lavoro, tant'è vero che ho lasciato il posto fisso, perché proprio mi è piaciuta la conoscenza, ho conosciuto tante persone come lei, come la Gelso, Katia Ferretti, ci siamo conosciute, perché poi noi lavoriamo di squadra. Tante volte quando andiamo in dimostrazione gli diciamo alle persone, ma venite in squadra con noi, lavoriamo di squadra, non siete abbandonate. Ci dicono, ma io non parlo mica come te, ma no, io non ce la farei mai, io non convinco le persone. Non c'è bisogno di parlare né di convincere, perché il prodotto parla già lui da solo. Però se vi volete divertire, noi non stiamo col fiato sul collo, entrate in famiglia Magic Cooker. Sì, Giuseppina Marino, certo che sì, che la metto. Che belli, ragazzi, le vedete? Stanno andando, Alexa, quanto manca? Al tuo timer da 10 minuti restano 2 minuti e 30 secondi. Adesso li accelero poco poco, dai dai, se siete vicini ai fornelli potete anche accelerare, così Katia ha detto che fa tutto lei, no, nel senso facciamo che tutto noi, sì, perché vero? Se uno entra, no, a lavorare con noi, uno dice ma io la demo non la so fare, ma non ti devi preoccupare, noi facciamo, noi venite seguiti, ci divertiamo mentre facciamo le demo, perché chi è cliente qua, siamo già venuti a casa vostra, ci siamo anche divertiti, quindi perché ci permette anche di parlare con le persone, non dobbiamo mica stare lì a vedere le cotture perché fa tutto lui, quindi è un invito, pensateci, ok? Scegliete voi il vostro tempo, potete lavorare un'ora, 2 ore la settimana, potete lavorare attraverso i social, ragazzi, attraverso pubblicizzando le vostre ricette, lo fate in Magic Cooker le ricette del cuore, siete straordinarie, fate di quei piatti spettacolari e perché non farlo per lavoro anche? Fate un salvadanaio, non vi piace magari, non lo so, aiutare un figlio, prendervi, che ne so, una giacca in più, una borsa in più, fatelo! Fatelo e poi qui vi divertite un sacco. Teresa Cano! Ciao, olè! 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 Allora, stiamo facendo dei flan di cavolo cappuccio viola, ok? È come una pericena, è un'idea per San Valentino, per chi lo festeggia, per tutte le persone che voi amate. È una, come cioè, si può dire, anche per te, per noi stesse. E lo possiamo definire, non una pericena, una pericuore. Una pericuore. Una perimio. Wow, io direi basta. Alexa, quanto manca? Al tuo timer da 10 minuti restano 10 secondi. 10 minuti ragazzi, guardate qua, guardate, Gelso, vieni, abbassa poco la telecamera, arrivo, voilà. Adesso li facciamo vedere, non vedo adesso, Alexa stop, vai giù un pochino, guardate, perfetti, soprattutto sani, gustosi. Non adesso... vi faccio venire il mal di mare, Ok, diciamo... perfetto. Ok, allora io adesso ne tiro via, allora li togliete così, 2 secondi, li appoggiate, sul ripiano così. Due secondi, allora qua, ok, togliamo questa che poi facciamo, ok, prendiamo questa, 2 secondi, li fate raffreddare, però questi si mangiano caldi. Allora, mamma, auguri, oggi è il compleanno della mia mamma. Ma questa ricetta è per te, mamma. Guarda quanto sono carina oggi. Aspettate che prendo questo. Allora, ecco, ci vuole...
Così mi metto qua, Gelso, e faccio vedere qua. Mi vedete bene qui? Vuoi metterlo qua sotto il piatto, no? Ne mettiamo uno? Che belli! Belli sono belli, eh? Poi vediamo se sono anche buoni. Mettiamo qui. Io li volevo mettere a scala, che dici? O no? Vabbè, ormai... Mettiamo due. Che belli che sono. Guardate che belli! Guardate! Guardate che meraviglia! Adesso pensate un pochino a me, eh? Guardate che belli, vi piacciono? Adesso andiamo a decorarli con la fonduta e con questo. Stava seccando il mio fonduto, mannaggia. Mi dai un goccino di latte? Perché? Avete visto che belli? Alle mie zie, quando vengo giù al mare ve le preparo, va bene? Le prepariamo. Oh, io le vorrei provare con le cime di rape. Allora, domani provo a farle con tutti i Hai visto? Brava. Che profumo. Vabbè, dai, prendo che questo. Che profumo di formaggio. Il pecorino ci sta. Va bene, dai. Vai. Vedi, basta un secondo. Mi vedete? Ma si vede? Si vede, si vede. Dopo facciamo la ricetta e la mettiamo sul... Aspettate, eh? Oggi assaggio io. Come erano ieri, Giada? Buoni. Buoni. Allora. Sì, Katia, oggi mangio io. Adesso me ne voglio aprire uno in diretta. Ah, la fogliolina, mi sono dimenticata, fa niente. No, niente in terrazzo, pazienza. Ecco qua. Perfetto. Guardate che bello. Vi piace, ragazzi? È una ricetta veramente sfiziosa. In 10 minuti... Cioè, la fate, eh? Tranquillamente. Allora, Ge, prendiamo un altro piatto che ti faccio assaporare. Ce l'ho così, e niente. Ah, ma bisogna proprio assaggiare veloce, veloce. Allora, spacchiamolo e facciamo vedere in diretta. Ah, però puoi farlo anche col cucchiaino, Ge. Certo. Che vieni qua. Perché è morbidissimo. Vi piace? Vi ho stupito? Ma è il nostro Magic Cooker che ha fatto tutto. Cucchiaino. Hai tu di là, io di qua. Chi è certo. Vediamo chi è più fortunata, dai, vediamo. Ah, per il cuore che c'è all'interno. Tieni. Vai. E te pareva. Guardate come fu. Guardate. Com'è forte, Ge. Buonissimo. Guardate che bello! Fondi. Buono, buono, buono. Un ottimo sapore. Facciamo come... Dai. Come si chiama quel film? Dove si mangiano lo spaghetto insieme. Mamma, ragazzi, che bontà. Ah, è una bontà, è vero, già adesso. Buonissimo. Non perché sono qua io. No, no, sono veramente buoni. Hanno un sapore veramente delicato. Particolare e delicato, infatti. Quindi io vi do il dosaggio per 260... cosa ridi? Tu cosa ridi? Cosa ridi? Dai, avete visto come ci divertiamo? Avete visto che lavoro spettacolare, venite in squadra con voi, pure se siete in Sicilia, a Bari, in Puglia, in Calabria, noi veniamo, noi ci divertiamo. Noi siamo ambasciatrici, è vero, di cucina sana, ma anche di allegria, ragazzi, la vita è già triste. Se non ci, veramente bisogna divertirsi, anche con poco, no? Anche una battuta, vedete questo scherzetto che abbiamo fatto, no? Quindi...
Mi raccomando, Katia Cavallari, ti ho stupita? Guarda, io volevo metterne uno così, già. Perfetto, adesso facciamo le foto e postiamo la ricetta. Guarda, Katia! È uno spettacolo, ragazzi, fateli. Adesso, vabbè, mo, sto parlando seriamente. Ok? Ora, ripeto solo questo e poi vi saluto. Vi mando un bacio fortissimo da Milano. E chiamate la vostra consulente, perché questa qui oggi è 69,90 completa, come la vedete voi, avete visto cosa ci ho fatto? Domenica. Fino a domenica sera, quindi per chi ci sta pensando chiamate, perché poi non c'è più alle ritardatarie, perché poi noi ci ritroviamo sempre quelle, ma io volevo quella, non c'è più, ok? Quindi qui potete fare un sacco di cose, gli spaghetti, l'arrosto, il pollo, le frittate, tutto. Questa è una misura veramente bella. Ti piace, Giada? Mia figlia mi guarda così, come per dire, mia mamma è fuori. Mia mamma è fuori. Ma qua mi amano, mi amate, è vero che ci amate? Dite la verità. Mia figlia, la verità, voglio vedere quante dicono di me. Voglio vedere chi mi ama adesso, chi ci ama. Dai, vediamo chi mi ama. Ragazze. Va bene. Sì. Ragazze, seguiteci, vi love, amore Luisa, anch'io ti love. Vedi, ci vogliono tutti bene, che bello, ci amano. Meno male. Ecco, spero che le nostre dirette servano a qualcosa. Carmela, amore, Luisa Cori, tutte. Grazie Maria Mosca. Tutte, vedi, ci amano a tutte, a prescindere. Questo ci fa piacere. Va bene, noi staremo tanto qui, infatti, ma dobbiamo lavorare. Quindi io vi mando un bacio a tutte, vi faccio vedere le ultime flan che ho fatto. Ok? Eccole qua, guardate che spettacolo, in soli 10 minuti. Fatele perché stupirete, ok? Antonella Saponaro, ma quando mi inviti a casa tua? Dobbiamo andare dall'Antonella. Anzi, no, io la voglio nel mio team. Io voglio che tu vieni a lavorare, adesso vai in pensione, lei è bravissima, fa di quelle cose col pane, al forno. Pubblica. Allora, ragazze, vi mando un bacio fortissimo. Gelso e Chiara vi salutano. Alla prossima. Ciao. Teresa Cano, venite da me in Sardegna. Sardegna, veniamo. Bene. Teresa. Teresa, dopo ti chiamiamo, organizziamo. Noi veniamo veramente. Aspettiamo che viene. Vabbè che lui è bel tempo già. Un bacio a tutte, ciao. Ciao, ciao a tutte, ciao zia. Ciao! Chiudi il